Va bene, inquadratura. Maremma incontrollata. O tutte le volte. L'ho appena detto. Ma te non ascolti allora. Sì che l'ho detto. Maro, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Oggi continuiamo con la serie Fire Stick, curiosità. Non demordiamo, esatto. Approfondiamo sempre di più. Oggi vedremo come poter procedere ad utilizzare delle applicazioni non presenti nello store della chiavetta, quindi non presenti nella nostra Fire Stick. Questo può capitare perché non è che ha uno store infinito, naturalmente. Certo. Ci sono dei pro e dei contro. Purtroppo la procedura che vi andremo ad illustrare tra poco non funziona per tutte le app. O meglio, vi può andare bene, vi dà subito un errore, come vedrete. Oppure vi può andare un po' peggio e quindi vi darà che è stata clonata correttamente l'applicazione sulla vostra Fire Stick, ma poi non la troverete da nessuna parte. Oppure magari la trovate ma non funziona. Esatto, anche. Perché anche non c'è la compatibilità nel momento in cui avviene il passaggio. Esatto, comunque questa è una curiosità che per alcune applicazioni va a funzionare, quindi può essere utile per aver tutto sul vostro bel televisore. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. E lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Non vi costa nulla. Ma detto prima questo, di iniziare, beccatevi la nostra sigla! Andiamo nel Play Store e cerchiamo Apps to Fire. È questa qui che vedete. Schiacciamo installa e ci rivediamo dopo l'installazione. Una volta aperta l'applicazione dobbiamo dare l'accordo per forza a tutto ciò che ci chiede. Nella schermata che ci si apre troviamo la prima voce app locali, che sono tutte le applicazioni che abbiamo installato sul nostro dispositivo mobile. Ora passiamo sul televisore. Ok, sempre dal televisore andiamo in impostazioni, poi nel menu la mia Fire TV, opzioni sviluppatore e dobbiamo attivare entrambi i menu, quindi sia debug ADB che applicazioni da fonti sconosciute. All'informativa che ci esce dobbiamo dare il consenso. Stiamo facendo la ricerca della Fire TV, è stata trovata, la selezioniamo. Ok, ci esce sul televisore e diamo l'ok per la connessione. Stiamo salvando l'indirizzo IP. Benissimo, una volta dato l'ok del messaggio sul televisore, adesso nel secondo menu, dopo app locali, troviamo app della Fire TV e troviamo tutti i file presenti. Ok, ora tornando nel menu app locali, andiamo a selezionare l'app che vogliamo trasmigrare sulla Fire TV. Quindi clicchiamo e facciamo installa. Perfetto, sta caricando e installando su Fire TV. Installazione non riuscita. Un'altra. Ora dal menu app locali selezioniamo l'app che vogliamo spostare sulla Fire TV. In questo caso proviamo con un gioco, Candy Crush Soda. Quindi clicchiamo installa. Ci rivediamo dopo il caricamento e l'installazione completati. 100% installazione non riuscita. Ferma
farmacia di turno. Installazione avvenuta con successo, farmacie di turno. Diamo ok sull'applicazione e il gioco è fatto. Passiamo sul TV. Una volta fatto il passaggio dall'app Apps to Fire alla Fire Stick, per trovare la nostra bella app dobbiamo andare in impostazioni, applicazioni, gestisci applicazioni installate. Qui troviamo tutte le nostre app e troviamo anche fortunatamente farmacie di turno. Clicchiamo e facciamo avvia applicazione. Ok, da qui vi potete utilizzare la vostra app in maniera normale, come se fosse sul cellulare, in maniera ingigantita. Abbiamo finito di presentarvi come procedere per traslare alcune applicazioni che avete sul cellulare direttamente sulla Fire Stick e quindi al televisore. Però, come avete potuto vedere, allora intanto dovete scaricare un'applicazione esterna che possa colloquiare con la vostra Fire Stick. Dopodiché non tutte le applicazioni, perché noi abbiamo provato con parecchie applicazioni e nell'esempio abbiamo trovato quello delle farmacie, ma parecchie applicazioni purtroppo, diciamo che abbiamo scaricato proprio quella più inutile sul televisore, se ti serve la farmacia te la cerchi direttamente, però vabbè. Era per fare l'esempio. Era esemplificativo. Però come avete potuto vedere, una volta che viene dato l'ok, compare il messaggio sul televisore, vi andate a cercare la vostra app e potete smanettarci dentro come sul cellulare, ma in maniera molto più grande. Ricordatevi di guardare qui sotto, abbiamo i link che si collegano direttamente ad Amazon di prodotti che abbiamo presentato qui sul canale o che comunque sono nella nostra playlist di acquisto futuro, speriamo prossimo. E detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!